un evento benefico con la Fondazione Melanoma del professor Paola Scierto, che ormai portiamo avanti da un po' di tempo. È un evento per divulgare ciò che comunque per molti anni è stato nascosto, il problema del melanoma, ma non solo, noi apriamo le porte a ogni purtroppo genere di tumore, di brutto mostro che affrontiamo giorno per giorno e chi di noi in famiglia non ha avuto un caso. Quindi è una divulgazione attraverso lo spettacolo con dei colleghi, amici, e insomma è una serata di divertimento, ma passando sempre quel velo di malinconia sulla malattia e anche su un po' sulla distrazione. È un evento di solidarietà che permette a una fondazione come la nostra di portare avanti progetti per la ricerca e la prevenzione del melanoma cutaneo, che purtroppo è un tumore maligno che può dare un andamento infausto e purtroppo ha anche un'incidenza molto elevata nei soggetti giovani. È stata presentata stamattina a Palazzo San Giacomo l'11ª edizione del premio L'Arcobaleno Napoletano, ideato per le eccellenze della Campania in materia di musica, cultura, tradizione, sport, istituzioni e imprenditoria. Senza ricerca oggi purtroppo certe patologie, certe malattie non si possono sconfiggere, quindi è necessaria la condivisione non solo delle aziende, delle fondazioni, ma soprattutto anche dei cittadini. Noi come Comune di Napoli abbiamo organizzato proprio quest'anno un'importante iniziativa per la città, per cercare di far conoscere quelle che sono tutte le potenzialità in ambito sanitario e che i cittadini dovrebbero fruire di servizi adeguati. Questa manifestazione, che ha preso il nome Una Salute per Tutte, si è svolta al Piazza Plebiscito 30 settembre 1 e 2, hanno aderito 15.000 persone, abbiamo erogato 50.000 prestazioni, ma è un modo per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione, è un modo anche per far conoscere quelle che sono le potenzialità, l'eccellenza anche che abbiamo nella nostra città e dare anche una mappatura di quelli che sono i servizi di cui possono fruire.